Buongiorno a tutti, bentrovati sul canale e in vista delle festività natalizie, quest'oggi voglio parlarvi di un acquisto che ho fatto, ovvero questo, un proiettore da parete di decorazioni natalizie. A dire la verità è un po' più versatile perché all'interno, come andremo a vedere nella confezione, sono presenti molte diapositive, quindi non solo a tema natalizio, ma anche a tema Halloween, a tema Capodanno, a tema Pasqua. Ma come al solito, prima di cominciare questo video, vi ricordo di mettere un bel like qualora vi piacesse e soprattutto se volete supportarmi, iscrivervi al canale. Ma ora procediamo. All'interno troverete proiettore binoculare, resistente ad acqua e a basse temperature. Binoculare perché da una lente verranno proiettate le immagini delle diapositive e dall'altra lente verrà creato l'effetto stroboscopico colorato per gli sfondi. Una piastra per il fissaggio a parete, qualora voleste lasciarlo sempre fisso, con i relativi viti e tasselli. Il telecomandino multifunzione e ben 18 piastrine intercambiabili per riprodurre le immagini che, come vi dicevo, non sono solo a tema natalizio, ma troviamo a tema Halloween, a tema Pasqua con le uova, varie temi natalizi, a tema feste con i palloncini, piuttosto che a tema Capodanno. Insomma, è abbastanza versatile perché è un proiettore sia da esterno, perché è resistente, come vi dicevo, ad acqua e basse temperature, ma anche da interno. Quindi, qualora voleste organizzare una festa di compleanno, non dovete fare altro che svitare le vitine, inserire la diapositiva con i palloncini a tema festa di compleanno e andrete a, diciamo, ricreare un ambiente con le decorazioni che più vi piacciono. Il cavo di collegamento è lungo ben 5 metri, di conseguenza potrete tranquillamente collegarlo con il suo trasformatore Schuco a una presa esterna piuttosto che interna e poi andarlo a posizionare dove più vi torna comodo. All'interno viene fornito anche con questa placchettina qua, che con la sua vitina potrete andare a regolare l'inclinazione migliore per la proiezione sulla parete. Infatti, sul fondo di questa placchettina regolabile potrete andare ad avvitare o la placca per il fissaggio a parete o, sempre in dotazione, il suo picchetto per andarlo a fissare in giardino. Tutto sommato, per 35 € su Amazon, poi ve lo linkerò in descrizione, è un prodotto che è simpatico, diciamo, non sarà i proiettori LED laser da centinaia di euro, però tutto sommato per creare un ambiente festoso, che sia Pasqua, Capodanno, Compleanno, Natale o quel che volete, tutto sommato fa il suo. Come vi dicevo, per sostituire le piastrine con le diapositive dovete svitare queste due vitine all'interno. È presente anche una guarnizione in gomma per far sì che non entri l'umidità. Filare la piastrina, io in questo caso avevo inserito i fiocchi di neve, selezionarne un'altra, sceglierne un'altra e andarla a infilare. Come vedete, c'è un solo verso univoco, non si può sbagliare, perché qualora andaste a inserire al contrario, non entra. Quindi adesso mettiamo una piastrina a caso, provo a collegarla per farvi vedere l'effetto che si ha sulla parete.
inseriamo il fermacartuccia, stringiamo le due vitine. Ecco qua, io giusto per monto questa staffa qua per utilizzarla come piedistallo e appoggiarlo sul tavolo. Ok, potete anche non inserendo alcuna diapositiva spegnere il proiettore dal lato diapositive e utilizzare solo l'effetto stroboscopico. Giocando con varie luci fisse, mescolate, più o meno veloci, insomma, non male. Quindi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividete, se volete supportarmi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Max Review, a presto, ciao!